Non è certamente un caso se anche nel 2017 Senigallia si è confermata bandiera blu, ottenendo il prestigioso riconoscimento della FEA Italia, Fondazione per l'Educazione Ambientale. Si tratta della 21esima per quanto riguarda le spiagge e della quinta per ciò che concerne gli approdi turistici. Si tratta di un grande risultato conseguito anche grazie al lavoro degli operatori e delle associazioni di categoria che con passione e professionalità, di anno in anno, innovano il prodotto turistico per intercettare nuovi segmenti e soddisfare ogni tipo di esigenza o interesse, rendendo Senigallia una meta sempre ambita e attrattiva. D'altra parte, la bandiera blu per le spiagge è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, anno europeo dell'ambiente, e che viene assegnato ogni anno in 41 paesi, inizialmente solo europei e più recentemente anche extraeuropei, per indirizzare la politica di gestione locale delle località litoranee verso un processo di sostenibilità ambientale. Anche in questa occasione sono state premiate le località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, distinguendosi in modo particolare per la pulizia delle acque, la qualità dell'accoglienza e delle strutture turistiche, la funzionalità dei servizi offerti, come ad esempio una ben organizzata raccolta di rifiuti urbani e differenziata, ma anche l'originalità e la frequenza di iniziative di educazione ambientale. La bandiera è per questo ormai divenuta una sorta di certificato internazionale che tutti i tour operator attivi nei vari paesi assumono come prezioso punto di riferimento. Per Senigallia, determinante è risultato l'apporto di multiservizi per il costante monitoraggio della qualità delle acque e dell'ufficio opere marittime che, con gli investimenti realizzati negli ultimi anni per la riqualificazione del porto, in particolare con il restyling della Casermetta, ora esteso anche al faro, ha favorito la crescita del turismo portuale. Il raggiungimento dell'obiettivo arriva nonostante le difficoltà create dallo spiaggiamento di oltre 10.000 tonnellate di materiali vegetali. E proprio per questo motivo è ancora più significativo perché certifica il grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale per ripulire tempestivamente il litorale e garantire il regolare avvio della stagione estiva. A riguardo è stato fondamentale il servizio effettuato attraverso il vagliatore di spiaggia, macchinario utilizzato per separare i rifiuti dalla sabbia in modo tale che la sabbia viene portata al recupero. La vagliatura dei rifiuti raccolti in spiaggia avviene in due modi: stagionale, di solito dall'inizio febbraio sino al 31 marzo, con vaglio mobile in spiaggia, con vaglio presso l'area dell'ex depuratore di Marzocca nel restante periodo dell'anno. La vagliatura dei rifiuti raccolti in spiaggia consente di separare la sabbia dai rifiuti, non tanto le parti più leggere ma quelle più fini come la sabbia del resto, e di avviare a recupero la sabbia stessa, mentre i rifiuti vengono conferiti a smaltimento oppure a recupero per quelli possibili come ad esempio il legno e gli arbusti. Un'attività, quella della vagliatura, che nel 2017, nonostante il maltempo, ha garantito risultati decisamente positivi. Per la spiaggia di Velluto, la ditta che ha appaltato è il Consorzio Artigiano Romagnoli di Rimini, che si avvalsa dell'associato Eco Demolizioni di Rimini. Grazie all'impegno di Legambiente, sono arrivati altri gesti concreti per chiedere e ottenere maggiore rispetto e tutela per il mare e dei suoi specchi d'acqua, incredibile serbatoio di biodiversità e bellezza, fonte di vita e ricchezza per i territori. D'altra parte, Legambiente dedica al mare e alle coste molto del suo impegno con continue azioni di denuncia e informazione. Promuove il compito fondamentale delle aree protette come strumento di conservazione della biodiversità e laboratorio di buone pratiche. Valorizza le amministrazioni come quelle di Senigallia che si impegnano nel governo sostenibile delle coste e del mare circostante. A riguardo, l'amministrazione comunale ha deciso di aderire all'iniziativa Fondali Puliti, organizzata da Lega Ambiente Nazionale, che ha trovato a Senigallia un riferimento importantissimo. E così, un esercito di volontari armati di sacchi, guanti e rastrelli si è incontrato per liberare la spiaggia e i fondali dai rifiuti abbandonati. Un gesto di civiltà e partecipazione che serva da insegnamento a chi offende le bellissime spiagge, straordinario bene comune, abbandonando impunemente rifiuti di ogni tipo. Volontari, partecipi per chiedere maggiore rispetto e tutela per il mare. D'altra parte, i rifiuti in mare, mal gestiti, abbandonati, trasportati dalle mareggiate, soprattutto plastica, non si dissolvono mai, riducendosi in minuscoli frammenti carichi di sostanze inquinanti che arrecano gravi danni all'intero ecosistema. Molti dei rifiuti sono spesso gettati con consapevole disprezzo del bene comune, bottiglie, mozziconi di sigarette, calcinacci, stoviglie usa e getta e tanti bastoncini di plastica colorata, ciò che rimane dai cotton fioc passati dal water per arrivare in mare e sulla spiaggia. Insomma, rifiuti di ogni genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell'abbandono consapevole che continuano a invadere le spiagge italiane.
Per non parlare di quelli che si trovano in mezzo al mare, come le microplastiche o quelli che si depositano nel fondale. Tutti mettono in serio pericolo la biodiversità. I dati dell'indagine Beach Litter 2017 condotta da Legambiente nei mesi di aprile e maggio nell'ambito di spiagge e fondali puliti confermano anche quest'anno una situazione critica per molti arenili. La plastica si conferma il materiale più trovato, 84% degli oggetti rinvenuti, seguita da vetroceramica, 4,4%, metallo, 4%, carta e cartone, 3%. Tra i rifiuti spiaggiati troviamo al primo posto i mozziconi di sigaretta, 20,7%, seguito da tappi e coperchi, 11%, bottiglie di plastica, 9,5% e sacchetti di plastica, 4,8%. Fondali puliti è dunque un appuntamento di carattere ambientale che si inquadra tra quelle da svolgere per la bandiera blu della spiaggia e dell'approdo turistico. Presso l'area portuale di Senigallia si è dato corso alla pulizia del tratto di spiaggia attiguo alla scogliera di Ponente con i ragazzi della scuola di vela Sailing Park in collaborazione con l'ufficio locale marittimo Lega Ambiente Marche, Club Nautico Senigallia, Lega Navale Sezione di Senigallia, Cima Sub, Gesti Porte, Fratellanza, Amici del Molo. Di seguito si è proceduto alla pulizia di un tratto del fondale della Piccola d'Arsena presso il porto turistico della Rovere con l'ausilio dell'associazione Cima Sub. La 21esima bandiera blu per le spiagge e la quinta per gli approdi turistici confermano insomma la bontà dell'azione svolta dall'amministrazione per tutelare l'ambiente e potenziare i servizi. Senigallia vanta un litorale di circa 14 km con spiagge sia ghiaiose che sabbiose. Proprio queste ultime hanno conferito il nome di spiaggia di velluto, caratteristica che ha portato Senigallia ad essere una delle mete più desiderate dai turisti in estate. La fruizione della spiaggia è per circa una metà libera e per l'altra metà con stabilimenti balneari attrezzati. La spiaggia di velluto non è solamente vocata al turismo balneare e lungo alcuni tratti, in particolare Cesanella, Cernin e Marzocca, la costa senigallese mostra alcune sue peculiarità naturalistiche, le dune. Ogni anno viene affidato un incarico da parte del Comune di Senigallia per un progetto in cui vengono adottate cautele proprio per salvaguardare le dune. Le dune, ovvero piccoli fossi di sabbia, con la loro vegetazione costituiscono un habitat quasi scomparso lungo le coste italiane ed è proprio in queste zone che nidifica il fratino, piccolo uccello che depone le uova a terra in spiaggia. Nel mese di maggio, in occasione della giornata del fratino, Senigallia dedica un doppio appuntamento al piccolo limicolo presente lungo i litorali che proprio nella spiaggia di velluto ha trovato un luogo ideale per nidificare. Nell'occasione, i responsabili del progetto Fratino hanno fatto conoscere le caratteristiche di questa specie a rischio di estinzione, presentando anche le azioni messe in campo a Senigallia per tutelarla. Inoltre, sono state organizzate passeggiate lungo l'arenile per vedere da vicino i fratini, la cui tutela e conservazione costituiscono uno dei criteri per ottenere la prestigiosa bandiera blu. Le iniziative promosse per la giornata del fratino sono state organizzate dal Comune di Senigallia in collaborazione con Diamotea e l'associazione Arca. Il fratino è un uccello limicolo migratore che compie spostamenti lungo le coste, muovendosi velocemente lungo la battigia alla ricerca di molluschi, crostacei e insetti dei quali si nutre. Il colore del piumaggio ricorda quello della sabbia e ciò aiuta a mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Il maschio si differenzia dalla femmina per il colore rosso-arancio presente sul capo e per il collarino nero interrotto. Il nido consiste in una buca poco profonda scavata nella sabbia o nella ghiaia, dove vengono deposte le uova. Appena nati, i pulcini sono in grado di camminare e di sfuggire ai predatori. Oltre alle dune, lungo il litorale di Senigallia sono presenti alcuni fossi che ospitano il rospo smeraldino, un anfibio che vive anche nelle acque salmastre. Il frattino e il rospo smeraldino sono animali che nel corso dell'evoluzione si sono adattati a vivere in un ecosistema particolare come quello della spiaggia. Il loro ciclo vitale è strettamente legato ad alcune caratteristiche ambientali che debbono essere presenti lungo le coste, le dune con la loro vegetazione. Questo li rende degli indicatori sulla qualità naturalistica della spiaggia e la loro presenza a Senigallia sottolinea l'importanza ambientale del litorale, conferendo un valore aggiunto al turismo balneare della spiaggia di velluto. Tanti motivi per Senigallia per meritarsi dunque la 21esima bandiera blu, ottenuta anche grazie alla sinergia tra operatori senigallesi. Il cardine di una politica turistica vincente che sta dando eccellenti risultati, come dimostrano i record di presenze registrati negli ultimi anni. Relativamente agli interventi realizzati, oggi Senigallia rappresenta indubbiamente un modello dentro e fuori confini regionali. Basti pensare, solo per citarne un paio tra quelli rilevanti, al potenziamento di servizi come la raccolta differenziata che ha contribuito a rendere la città bella ed accogliente e al mantenimento, nonostante le difficoltà economiche, di un cartellone di eventi unico e inimitabile di livello internazionale che attrae ogni anno centinaia di migliaia di turisti.
Il conseguimento di tali risultati rappresenta comunque sempre solo un punto di partenza e quindi lo stimolo a lavorare per crescere ancora e rendere l'offerta turistica del territorio sempre più competitiva. Nei prossimi anni servirà insomma anche grande capacità di innovazione con investimenti mirati a rendere Senigallia sempre più una città ospitale tutto l'anno. In particolare alla promozione dell'immagine di città della fotografia, ad innovative formule gestionali per esaltare il binomio turismo-cultura, a bandi pubblici per l'assegnazione di risorse finalizzate all'avvio di nuove imprese in ambito turistico, artigianale, culturale e artistico, al rafforzamento delle reti di relazioni e dei partenariati internazionali per l'attuazione di progetti europei indirizzati al settore turistico. Tanti motivi e tante ragioni per dire che Senigallia e la bandiera blu sono un binomio perfetto. Thank you.